Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon giovedì a tutti voi. Come sicuramente tra qualche istante noterete, la puntata che vado ad introdurvi di più bio è sicuramente diversa. Perché? Perché non stiamo al giardino delle piante officinali di Casola Vansegno, ma siamo in studio. Siamo comunque con il nostro amico Sauro, che è il direttore del giardino delle piante officinali, ma abbiamo pensato a una puntata speciale, un po' diversa dal solito, perché andiamo ad introdurvi un argomento curioso, perché vi parliamo degli usi delle piante coloranti in vari ambiti, dai tessuti alla cosmesi, anche all'alimentazione. Iniziamo. Cosa sono le piante coloranti, Sauro? Non sono altro che molte delle piante che abbiamo visto già in altre occasioni, in altre puntate. Sono piante spontanee, piante selvatiche, che acquistano un loro interesse proprio per il fatto che all'interno dei loro tessuti, delle loro foglie, delle loro cortecce, radici, comunque delle loro parti di piante in zone diverse, contengono dei pigmenti o delle sostanze che permettono di tingere, di colorare in modo differente. Non tutte quante le piante che troviamo in natura, verdi, rosse, gialle, secondo il colore dei fiori o della foglia, diano un colore uguale a quello che noi vediamo. E sono piante che cedono i loro colori in modo differente. Sono appunto colori di tipologie diverse, più diffusi sono comunque le varie tonalità del rosso e del giallo, ma vi sono piante che hanno colorazione anche azzurra, vi sono piante che cedono i loro colori con grande facilità, appena le tocchiamo, appena le spezzettiamo, appena rompiamo che so la radice o semplicemente il fiorellino, ecco che vediamo uscire qualcosa di colorato. Altre volte invece per estrarre il colore abbiamo bisogno di un'azione differente, metterle, immergerle in acqua o immergerle in sostanze differenti. Alcune di queste piante cedono il colore facilmente, ma proprio per colorare una stoffa, un tessuto, un alimento richiedono un trattamento apposito, particolare, specifico, altre invece sono così pronte, tal quali. E allora iniziamo a vedere il primo di una serie di servizi che abbiamo pensato proprio per parlarvi delle proprietà delle piante coloranti a partire dalla loro storia. Le piante tintorie sono in genere piante infestanti. Reseda, robbia, cartamo, tagete, ortica, guado. Quest'ultima pianta in particolare fece la fortuna di estese zone appenniniche e di antiche famiglie di artigiani e commercianti. Accadde così anche per la famiglia di Piero della Francesca nella vicina Borgo San Sepolcro. Il padre del pittore gestiva in proprio l'intera filiera del guado, dalla coltivazione all'estrazione, dalla tintura alla commercializzazione delle caratteristiche stoffe azzurre. Piero crebbe in mezzo ai colori naturali della bottega paterna. Stessa cosa avvenne sull'altro versante dell'Appennino. Blu è il mantello della Madonna nell'Annunciazione di Giovanni Santi, nella cui casa è ancora possibile immaginare il pittore intento a svelare ogni giorno nuovi segreti al figlio Raffaello, che aiutava il padre nella preparazione dei colori. E nel cortile della casa natale di Raffaello troviamo ancora la pietra sulla quale i due pittori macinavano i pigmenti naturali. Soprattutto il guado, allora uno dei pochi coloranti in grado di dare una particolare tonalità azzurra. Allora Sauro, io sinceramente di questo guado non avevo mai sentito parlare, tutt'al più per me il guado era quello del fiume, niente più di quello. Che cos'è il guado? È una, direi, una bellissima pianta erbaccia, fiorita proprio in questi giorni. Dai sempre con queste erbacce. È una specie proprio erbaccia per il fatto che non ha fusti legnosi, ha una bellissima fioritura gialla e proprio in questi giorni è in piena fioritura. Colpisce per il fatto che i suoi fiori sono di un giallo intenso, spighe molto lunghe. La pianta può raggiungere anche altezza di 1,60 m, 1,70 m e ha una rosetta basale di foglie molto belle, carine, di color verde, che si allungano un po' per tutta quanta l'altezza del fusto. E la parte colorante è proprio data dalle foglie,
Quindi... Ecco perché se il fiore è giallo e ho capito dal video prima che la tinta che se ne ottiene è azzurra, mi domandavo come fosse possibile. Esatto, e è proprio dato da questa foglia che è messa a macerare in acqua, il colorante, il colore azzurro che si chiama indaco, precipita nell'acqua facilmente sotto forma di piccoli fiocchi azzurri e così rimane nel fondo appunto a di ore che le foglie sono state messe a macero, troviamo nel fondo del contenitore, del nostro tino, del nostro cisterna, questi fiocchi azzurri. E questo è il primo stadio, perché è una pianta che non cede sì il suo colore facilmente, ma poi è il colore che è difficoltoso da utilizzare, richiedeva molto molto lavoro. Quindi la pianta è bella, interessante di suo per i colori che questa diffonde nell'ambiente, in primavera in modo particolare. Crea delle rosette basali che vanno a coprire il terreno con facilità, molto rustica, molto resistente. Ha un ciclo breve, perché in pochi mesi dalla fioritura poi è secca, completamente morta, e occorre riseminarla per ottenere nuove piante. Ah sì, quindi una piantina di guado dura una stagione? Dura, sarebbe biennale, così si definisce, circa 2 anni di vita, però spesso viene seminata nell'autunno, fine estate, inizio d'autunno, l'anno dopo potrebbe già andare a fioritura e se tutto va bene l'anno successivo quasi non riesce, se va bene o se va male non riesce, secondo di come si intende tutto, non riesce a rifiorire e quindi occorre dopo riseminarla, quindi è un ciclo abbastanza breve, ma finita la fioritura la pianta ben difficilmente ricaccia, ma si dissemina con grande facilità nell'ambiente perché il suo seme nasce molto bene. Finita la fioritura si copre di queste semi, frutti, poi quelli che noi vediamo sono abbastanza allargati, marroncino, e fanno diventare della pianta molto bella prima, ora una parte di fusto poco bello da vedere, piuttosto bruttino, sembra quasi secco, insomma, tutto sommato. Quindi il guado era ai tempi di Piero della Francesca, poi abbiamo sentito Raffaello, la pianta d'elezione per i famosi manti delle Madonne, no? Poi nell'epoca dal Medioevo al Rinascimento l'iconografia della Vergine era diffusissima, c'erano tra l'altro diversi tipi di iconografia, io mi ricordo quando studiai la storia medievale all'università che mi colpì molto l'immagine della Madonna col manto aperto che riparava noi umani dalle frecce che potevano essere l'ira di Dio. Sì. Comunque il colore del manto della Madonna possiamo dire che per un certo periodo storico era tutto fatto di guado. Sì, di questo colore, è stato da questa pianta, perché nell'industria tessile, allora poi nella pintura, per la pittura era il colore fondamentale. E tutte queste leggere sfumature erano date proprio dal guado, dall'isata istintoria, questo colore che si otteneva mediante lavorazione un po' complessa, brigosa, ma fondamentale per i vari azzurri che c'erano. Ecco, immagino che fosse, cioè, che magari le gradazioni dell'azzurro potessero essere determinate dalle diversità della pianta o da un diverso tipo di diluizione. Era spesso legata alla diluizione, siccome poi il processo estrattivo è piuttosto complesso, perché una volta ottenuti questi fiocchi occorre solubilizzare questi fiocchi in sostanze basiche e il preparato che si usava allora in quegli anni era la sostanza basica odore. Per eccellenza è la pipì. Esatto, era l'urina che si utilizzava in grande quantità, c'erano questi odori strani negli anni. Ma guarda incidentale sta cosa, non me la sarei mai aspettata. Vabbè. Poi oggi usano solventi diversi, estratti differenti, più comodi, più gradevoli, insomma, anche da maneggiare. E a seconda della base che si utilizzava permetteva di ottenere tonalità diverse, ma colore poi azzurro veniva dato anche dalla ossidazione che avveniva poi dall'aria, perché una volta che veniva diluito si immergevano queste tele, quando si toglievano non erano ancora azzurre, ma a contatto con l'aria si ossidavano completamente, ecco. E il colore stesso, il dipinto ugualmente all'aria, prendeva una colorazione differente. Tu hai introdotto questo tema che è quello delle tele non pittoriche ma degli abiti che venivano usati da uomini e donne nei tempi antichi, che venivano tinti usando anche il guado, anche questa sostanza. Erano moltissime le stoffe utilizzate. Per il guado sicuramente un tempo la sua colorazione serviva per tingere, per le stoffe, tipologie diverse, ma da tantissimo tempo, non solo nel Medioevo, prima ancora si lavorava con questa pianta brigosa, difficoltosa, che si è poi diffusa così nel tempo. E tuttora oggi certi affreschi, certi restauri di affreschi, richiedono il colore
del guado, proprio per riuscire ma a anche proprio finalità. La tecnica estrattoria del guado, quella originale. Si cerca di fare una soluzione migliore, più comoda, più conveniente. Conserva tutto quello che fa. Vabbè, allora adesso facciamo un attimo, andiamo a vedere insieme, facciamo un attimo di pausa, ma tra virgolette, perché andiamo invece a vedere insieme il secondo contributo video che ci racconta un po' di storia del guado. Poi ci ritroviamo qui. Del guado come pianta tintoria si ha conoscenza sin dall'antico Egitto. In Europa fu importato in età pre-cristiana dalle regioni dell'Asia Minore e del Mediterraneo orientale. Fu molto diffuso nella regione della Turingia in Germania e di Tolosa in Francia, mentre in Italia questa pianta tintoria dette vita in varie zone a un grande fenomeno sociale ed economico a cavallo del Rinascimento. Il guado era il colore cilestrino del rigatino, l'abito da festa dei contadini marchigiani, costituito da una stoffa grezza bianca unita a strisce azzurrine, il pastel degli arazzi di Gobelin, il blu delle tovaglie e dei velluti rinascimentali. La pianta del guado era molto diffusa nel Montefeltro, nella Massa Trabaria, nelle zone del Monte Nerone e del Monte Catria e nell'Umbria settentrionale. Veniva piantata a febbraio per dare 4 o 5 raccolti a partire dal mese di maggio. Le foglie venivano raccolte e portate ai mulini per essere ridotte in poltiglia da particolari macine di pietra, con il bordo scolpito per tutto lo spessore e attraversato da piccoli canali paralleli per contrastare lo sdrucciolamento. La macina ruotava intorno all'asta orizzontale mossa dalla forza animale o, quando possibile, dall'acqua e dal vento. La pasta ottenuta dalla macinazione veniva modellata in pani o palle e messa ad asciugare. Negli ultimi anni del secolo scorso sono state ritrovate e censite ben 46 macine da guado nel solo territorio di Borgo Pace, soprattutto grazie alle ricerche di Delio Bischi, al quale è stato intitolato il Museo dei Colori Naturali. Molte di queste macine sono state riutilizzate nel corso dei secoli nei modi più disparati. Basi di croci ed edicole, tavoli da giardino, elementi di ornamento. Nella fase successiva di lavorazione, il guado veniva sbriciolato, rimestato e bagnato con acqua, vino e urina. Veniva usata l'urina, soprattutto quella dei bambini e degli ubriaconi, come nell'antica Roma, perché conteneva una maggiore quantità di acidi salini, indispensabili al processo di macerazione, al posto del solfato di ferro non ancora scoperto. Essiccato nuovamente e infine ridotto in polvere, il prodotto era pronto per l'uso in loco oppure destinato alle industrie tessili di tutta Europa e inviato verso i porti dell'Adriatico. La tinteggiatura delle stoffe con il guado è una vera e propria magia. L'acqua fatta bollire con la polvere di guado assume infatti un colore giallastro. Le stoffe immerse in questo decotto vengono pigiate e tenute sotto il livello dell'acqua. Dopo circa 2 ore, le stoffe vengono estratte dall'acqua e a contatto con l'ossigeno dell'aria, in pochi secondi, magicamente si tingono di azzurro. Oltre a servire alla tintura delle lane, delle sete e delle pannine, il guado era utilizzato come foraggio, cosmetico per le donne, pianta medica per malattie intestinali. Grazie alla capacità di rinforzare le tele, venne utilizzato anche per produrre carte per allevare i bachi da seta e come carta per scrivere e disegnare usata dagli artisti dell'epoca. Polidoro da Caravaggio e Federico Barocci ne fecero largo uso per i loro bozzetti.
Allora, stavo notando gli ultimi bozzetti, quelli di Barocci, non mi sembravano azzurri però, mi sembravano più che altro marroncini, cioè quindi anche lì era una diversa lavorazione. Sono tonalità differenti sempre dalla lavorazione, dal contatto con l'aria, con l'ossigeno, che è fondamentale per l'ossidazione. E invece per quanto riguarda l'uso cosmetico, cosa facevano le donne del Rinascimento? Si davano l'ombretta Probabilmente azzurro usavano uguale? trucchi differenti per la pelle, Ma per perché il immagino che corpo. le gote azzurre non se le No, di facessero. certo. Usavano proprio per gli occhi, oppure per, che so, le mani, le unghie. In alcuni popoli, soprattutto africani e anche asiatici, c'era spesso abitudine anche di colorare le mani, la pianta della mano, oppure le parti del corpo diversamente. Erano segnali di bellezza, riti particolari per cerimonie, fidanzamento, matrimonio. E quindi anche questo colore era importante, anche perché se poi pensiamo che questo colore azzurro era molto diffuso in Oriente. Tanto che L'origine di questa pianta è orientale? tutte quante sono di origine asiatica, però il guado, l'Isatis tintoria, come è il suo nome botanico, questa pianta è molto diffusa nel nostro ambiente, ha avuto una diffusione, un utilizzo maggiore nel nostro territorio, in Europa, in Italia e paesi attorno. Invece dall'Oriente deriva un'altra pianta che si chiama Indigofera tintoria, colora sempre di azzurro, e tante volte confonde un pochettino perché si chiama indaco, dà sempre questo colore. Però sono piante ormai nostre, sicuramente il guado è ormai diventata nostra da millenni. E allora andiamo un attimo in pausa, ma ritorniamo subito qui per continuare a parlare del guado e perché Sauro ce lo ha anticipato, iniziamo a scoprire anche i segreti della pianta che sostituì nel tempo il guado, vale a dire l'Indigofora tintoria, Sì. l'indaco. Guarda qua come sono stata brava, come ho imparato bene.